Ma la Marvel sta fallendo davvero? Di certo non sta passando un grandissimo momento, dato gli incassi delle pellicole precedenti. Comunque oggi ve ne andrò anche un po' a parlare. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Facendo un punto della situazione, se voi andate ad analizzare tutti i film e le pellicole e le serie, insomma ogni prodotto uscito dai Marvel Studios, dopo Avengers Endgame potete vedere un grandissimo calo. Grandissimo calo causato sì dalla scomparsa di uno degli Avenger preferito di tutti, quali Iron Man, e poi anche dall'assenza nelle pellicole successive di quelli che erano anche gli Avengers principali, tranne Thor che comunque hanno continuato il suo percorso un po' rovinando il personaggio a mio parere, perché, ma non perché ha fatto un cambiamento in qualcosa di peggio o meglio, ma perché un personaggio è nato in un modo e poi è diventato in un altro, no? È stato scritto in un modo e poi con il cambio dei registi nei vari film è diventato un altro. E tutto ciò ha portato anche a una mancanza di voglia di andare a riempire le sale per vedere il film della Marvel, che alla prima di ogni pellicola non esisteva mai sul pianeta Terra, credo, una sala che non era piena fino al massimo, mai. Comunque, dopo Endgame, tutto ciò che si è salvato sono film tipo Spider-Man No Way Home, ma ragazzi, è normale che Spider-Man No Way Home piaccia, è normale. C'è l'effetto nostalgia in quel film, ci sono due Spider-Man che diciamo hanno fatto la storia dell'Uomo Ragno nel primo decennio e mezzo, quindi è normale che porta gente al cinema. E anche il Doctor Strange 2 in The Multiverse of Madness, anche se ha suscitato molta curiosità da parte di noi telespettatori nel vedere come ci veniva mostrato il multiverso, anche se poi siamo rimasti anche parzialmente delusi, devo dire che al miliardo ci è arrivato, ma il nostro Spider-Man è arrivato quasi a 2 miliardi. Ciò non toglie che i film fino a Endgame avevano una media abbastanza alta e adesso va molto a scendere, per non parlare della pellicola attualmente nelle sale che è The Marvels, che comunque nessuno, penso, lo stava attendendo con grandissimo hype, pur sapendo che comunque tratterà anche della roba abbastanza piccante, abbastanza clamorosa, perciò uno si incuriosisce. Poi hanno rilasciato un trailer finale proprio per stuzzicare i fan, e anche lì capisci che se ti buttano nel trailer troppa roba, troppa carne sul fuoco, lì capisci che la Marvel è disperata. Disperata, ma perché è disperata? Dopo Endgame si è chiusa la fase 3, che sarebbe la saga dell'infinito. Conclusa la saga dell'infinito, è iniziata nella fase 4 la saga del multiverso. Questa saga, anche se può suscitare una grandissima curiosità in tutti, perché uno dice, cavolo, multiverso, vanno a acchiappare un monte di cose dei fumetti e le buttano tutte lì, tra film e serie TV. Il problema è che la complessità e le ramificazioni di tutte le trame che hanno iniziato in ogni film e serie TV non vengono portate avanti in maniera cospicua, perché vengono intrecciate talmente tanto che uno non ci capisce più niente. Non capendo più niente, tu vai a vedere ogni film al cinema cercando di collegarlo all'altro, ma nessuno riesce a capirci un bel niente. Ora, io non so se qualcuno di voi ha visto Eternals. Eternals si conclude con la pietrificazione di un celestiale, un enorme gigante, nel mare, cosa che non viene trattata in nessuno dei recenti film, ed Eternals è uscito veramente anni fa. E quindi ci sono quei dettagli, poi per amor di Dio lo tratteranno sicuramente, non è che lo lasciano lì nel mare e non lo vede nessuno, lo tratteranno. Il problema è che ci sono tantissime pellicole uscite dopo Eternals che non lo trattano. E ciò Mari dice, ma questa cosa l'hanno lasciata lì? Questa è solo una delle tantissime cose che sono state lasciate lì. E quindi da telespettatore un pochino ti arrabbi perché vedi questo variare, questa complessità di trame e sottotrame che si accumulano, accumulano, accumulano e poi non ci capisci più niente. Quando poi le vanno a riprendere ti sei già dimenticato come era iniziata. E questa cosa un po' mi dispiace perché questa complessità, scusate la ripetizione, non vi era nelle fasi iniziali dell'MCU. Ora, c'erano anche dei personaggi tuttora favolosi, i nostri Avengers essenziali, primari, quelli più famosi che ci hanno regalato grandissime gioie, quelli che abbiamo amato di più, poi quelli successivi dovevano essere, diciamo, o i successori o comunque nuovi personaggi aggiunti. Solo che non hanno suscitato quell'emozione che ti davano gli Avengers principali, o non ci sono riusciti gli attori, poi l'attrice di Captain Marvel, Brie Larson, la odiano anche per questo, però ci può stare anche il periodo. L'MCU è iniziato ormai dal lontano 2008.
sono praticamente la bellezza di 15 anni. In 15 anni la gente si può stufare. Quindi c'è bisogno un po' di cambiamento. In ogni caso, il nostro Kevin Feige, o Kevin Feige, come lo volete chiamare, insomma, il presidente di Marvel Studios, sta tentando di risolvere questo problema, cercando di riportare i nostri Avengers principali di nuovo sul campo di battaglia. Ora, non so come li riporteranno indietro, spero in una maniera più logica e fattibile possibile, anche se comunque morti come quelle di Iron Man, epiche, dovrebbero rimanere, per rimanere tali, dovrebbero continuare a essere così. Non è che mi fai risbucare Iron Man dopo, e allora che senso ha avuto farlo morire prima e farci piangere tutti? Niente. Però, se ciò può servire a riportare la gente al cinema, sarà quello che faranno, purtroppo. Io, per l'amor di Dio, io adoro Captain America, ho statuette, ho lo scudo, ho un monte di cose bellissime. Se me lo riportano sul grande schermo, sono la persona più felice del mondo. Anche se comunque io preferisco la logica nelle pellicole, non tanto la mancanza di questa solo per fare fanservice. Lì si va un pochino nello sbagliato. Però anche facendo come hanno fatto, ovvero buttando nei trailer le scene post-credit dei film o i momenti crew dei film, oppure facendo anche questa dichiarazione che torneranno gli Avengers principali, così facendo fai solo capire che sei in una posizione disperata, disperata. E non potendo andare avanti, uno farà due conti. Farà due conti. Non è, cioè, se i film non hanno incasso, un motivo ci sarà. Provi a fare così, però fallo bene. Fallo bene e tieni anche conto che c'è la possibilità che questa cosa possa anche peggiorare la situazione. Quindi, Kevin Feige, vedi un pochino di fare le cose per bene. In ogni caso, adesso continuiamo a sperare di avere incassi come Avengers Endgame, che è arrivato a 2 miliardi e 8. Superando qualsiasi aspettativa da parte dei Marvel Studios, ancora al secondo posto, perché al primo posto tra gli incassi mondiali c'è ancora Avatar, ma solo grazie al fatto che l'hanno distribuito in Cina in un periodo abbastanza recente, quindi lo va a superare, perché Endgame prima era primo. Però, ragazzi, il secondo posto non è male, ricordandoci anche che i fratelli Russo ci hanno regalato anche un fantastico Avengers Infinity War che ha superato i 2 miliardi. Quindi pensate voi prima di Endgame, pellicole dove potevano arrivare, ma anche Civil War ha superato il miliardo e due, miliardo e tre, cioè sono tutti numeri fantastici, numeri che purtroppo la Marvel non fa più. Non fa più perché ogni serie sta facendo solo danni, tutte queste serie che stanno uscendo stanno facendo solo danni, stanno rovinando la qualità della Marvel, stanno rovinando ogni cosa. Fermo sta che comunque niente da dire su Loki, Loki è una bellissima serie che... Se vi può interessare una recensione su Loki, scrivetemelo nei commenti che sono lietissimo di farla. Comunque, fatemi anche sapere cosa ne pensate voi di questa situazione da parte di Marvel Studios, perché sono veramente in crisi. E niente, io vi chiedo comunque di seguirci su Instagram e Facebook, dove tutti i giorni siamo lì a postare video e post su film e serie TV attuali. Ricordatevi anche di iscrivervi su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd, qui oggi è tutto, e noi ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!